lasciamo un attimo, questa è un'occasione. Bene, possiamo iniziare. Innanzitutto grazie a tutti voi che siete qui presenti e grazie ai nostri interlocutori Massimo Cacciari, Elio Franzini, Roberto Mordacci. La discussione questa sera è una discussione su una grande questione, ovviamente. Il titolo che abbiamo dato sono ancora tempi moderni, insomma, discuteremo della modernità oggi. Discuteremo del fatto se ha ancora senso l'interpretazione che nei decenni passati ha avuto un così lungo corso, vale a dire il fatto che siamo entrati in tempi postmoderni, oppure se invece, questo è l'interrogativo che passa nella costruzione di questo incontro, se invece tutta la retorica del postmoderno in qualche modo deve considerarsi conclusa e dobbiamo ragionare su scenari diversi. Come vedete, si tratta di una grande questione. Per impostarla abbiamo preso spunto da tre libri, diciamo in ordine di uscita. L'ultimo uscito è il libro di Elio Franzini, Moderno e Postmoderno, il libro di Mordacci, La condizione neomoderna, e il libro di Cacciari e Paolo Prodi su Occidente senza utopie. Pensando a un incrocio di questi tre libri, ci è sembrato che si delineasse per appunto una perfetta discussione su cosa sta accadendo oggi, dal punto di vista appunto se possiamo ancora pensare a essere dentro in tempi moderni oppure se sentiamo scricchioli o sviluppi di altra natura. Possiamo cominciare a entrare nel merito della questione. Io comincerei con prendendo per esempio i libri. L'ultimo libro uscito è il libro di Elio Franzini, Moderno e Postmoderno. Lasciatemi iniziare però con una considerazione. Elio è stato nostro ospite tantissime volte, però dall'ultima volta che è stato qui ne avrebbe stato eletto magnifico rettore della Statale di Milano. Mi sembra, come dire, abbiamo un motivo per anche per fargli qualche caro augurio, ecco, mi sembra peraltro che il compito gravoso richiede anche questo. Detto questo, Elio, a te la parola. Grazie, però non ho ancora cominciato, cioè, quindi comincio fra due giorni, quindi, due giorni lavorativi, perché poi uno conta i giorni come militare. Allora, in primo luogo grazie, io vengo sempre con grande piacere a Casa della Cultura, poi con questo parterre vengo con particolare piacere. Allora, in realtà il dibattito di oggi è un dibattito essenziale, perché senza sapere l'un dell'altro, Roberto Mordacci ed io abbiamo trattato in due libri usciti a poca distanza l'uno dall'altro di un tema pressoché identico. Di un tema pressoché identico, mettendo peraltro anche molti autori in comune, con due tesi che apparentemente sono abbastanza simili nelle tesi di fondo. Dico apparentemente perché poi, per sviluppare il dibattito, spiegherò per quale motivo vi sono delle piccole differenze. Ci è stato chiesto allora, per poter rendere più efficace il dibattito, di andare, diciamo così, giù netti sulla tesi di fondo di quelle di ciascuno, del proprio lavoro e del proprio libro. Per fare questo brevissimo resoconto della tesi, parto proprio da un episodio accaduto qui alla Casa della Cultura tanti anni fa. Quando per la prima volta in vita mia, ero ancora studente o appena laureato, sentii Gianni Vattimo qui alla Casa della Cultura parlare di postmoderno. Chi proviene dalla scuola e dalla tradizione milanese, ovvero sia da una tradizione molto rigorosamente incentrata, in particolare negli anni 70, su una tradizione fenomenologica, cioè su una tradizione comunque forte, con degli aspetti di carattere fondativo molto accentuati, la parola postmoderno in realtà praticamente non l'aveva mai sentita.
E la parola postmoderno non capiva neppure la genesi e non capiva sino in fondo il rapporto che la tradizione postmoderna, appena nata peraltro almeno nella cultura europea con la traduzione della condizione postmoderna di Lyotard, non capiva neppure il legame di questa tradizione postmoderna con la tradizione ermeneutica. Quindi qui alla Casa della Cultura sentì per la prima volta questa connessione tra pensiero postmoderno, tradizione ermeneutica di stampo evidentemente gadameriano e un'altra espressione che almeno in Italia molto si è associata alla tradizione postmoderna, che forse andrebbe ricordato ormai come evento storico, cioè il cosiddetto pensiero debole. Il pensiero debole era una delle accezioni della tradizione postmoderna e in questa raccolta pure pubblicata da Feltrinelli, curata da Maurizio Ferraris e Pieraldo Rovatti, il pensiero debole veniva indirettamente associato al postmoderno. Quindi questo evento serve per delimitare come la stagione postmoderna in Italia abbia avuto una ben precisa definizione, ovvero sia il postmoderno era contro a un pensiero storicistico, a un pensiero di teoria dei fondamenti, a un pensiero fenomenologico e sposava una certa determinata tradizione. A un pensiero postmoderno definito come pensiero debole che metteva in crisi ogni forma di fondamento si opponeva un pensiero cosiddetto autodefinentesi forte, che poteva essere un pensiero coniugato in vari modi ma che sicuramente prendeva le mosse dalla tradizione, da una tradizione diversa, da una tradizione fenomenologica. Ovviamente allora la mia impostazione è, in questo comune a Roberto Mordacci, una impostazione dichiaratamente sospettosa nei confronti della tradizione postmoderna. Il postmoderno finisce per essere più che altro, e credo che il libro sul pensiero debole lo testimoni, più uno stile di pensiero o una serie di stili di pensiero piuttosto che una vera e propria strategia di pensiero, una vera e propria organizzazione del pensiero. Quindi il mio primo stimolo è proprio un ripensamento su questa tradizione del postmoderno o del postmodernismo, i due termini non sono poi totalmente coincidenti, come nota bene Mordacci, questa tradizione del postmoderno, tradizione ormai superata, che rimane come un pezzo di storia della filosofia americana, europea e in ultimo italiana, che in ciascuno di questi paesi si è coniugata, si è articolata in modo diverso e che in questa articolazione si è dimostrata sempre contraria a un pensiero debole, a un pensiero fondato su grandi narrazioni, su teoria dei fondamenti e si articola come una condizione dove sfuma il senso fondativo del filosofare. D'altra parte il postmoderno non è soltanto qualche cosa che è appartenuto alla tradizione filosofica ma anche alla tradizione artistica, anche alla tradizione architettonica, quindi il postmoderno ha disegnato un'epoca che va dagli anni 70, diciamo così, agli anni 90 e poi poco a poco si è sfumata. Quindi quando una tradizione sfuma, quando una tradizione perde il suo senso militante, è forse necessario riflettere su di essa, cioè cercare di capire come la tradizione postmoderna si rapporti a quello che è il pensiero attuale, cioè il pensiero che si è sviluppato all'interno della modernità. A questa occasione di ripensamento storico si è unita un'altra occasione che mi ha portato a scrivere questo libro e gliene rendo omaggio fin dalle prime pagine, cioè una prefazione che Maurizio Ferraris scrive a un suo libro pubblicato negli anni 70 con un bellissimo titolo, che un bellissimo incipit, che il titolo è 20 anni dopo.
Cipit dice che aveva scritto i suoi libri sul postmodernismo e sul pensiero debole soltanto nel momento in cui, diciamo così, usciva dalla gioventù. Insomma, il postmoderno è stata una malattia infantile della filosofia europea, della filosofia italiana, e questa malattia infantile ormai è finita, e quindi torniamo sulle cose serie. Allora la domanda è proprio così? È proprio così, cioè il postmoderno è veramente dal lato una malattia infantile, dall'altro una stagione ormai superata, una stagione che non ha più senso ricordare nelle sue motivazioni teoriche, nelle sue motivazioni di carattere storico? È veramente qualche cosa che il pensiero moderno ha ormai dimenticato, spingendosi appunto verso una ricostituzione di una modernità, di quella modernità che Mordacci chiama la condizione neomoderna? La condizione neomoderna richiama naturalmente il titolo del libro di Jean-François Lyotard, la condizione postmoderna, l'epoca della fine delle grandi narrazioni. Quindi è possibile nel moderno attuale restaurare una grande narrazione della modernità? Insomma, mi sono detto, e credo che questa sia la domanda comune, ma me lo dirà Mordacci, naturalmente Massimo Cacciari ci criticherà, se questa è la dimensione del rapporto tra il moderno e la nostra attualità filosofica, forse dovremmo anche oggi domandarci. Per definire il moderno, questa è la motivazione comune, per cercare di definire la tradizione della postmodernità è necessario ripartire dal moderno, cioè farsi una interrogazione su quella che è o è stata la modernità, cioè che cosa è stata la modernità. C'è un progetto dietro la modernità, oppure la modernità è semplicemente una serie casuale di eventi che soltanto a posteriori abbiamo ricostruito mettendo un filo rosso là dove c'era soltanto la dimensione casuale della storia? E poi esiste veramente un progetto moderno, oppure il progetto della modernità, cioè una filosofia forte, una filosofia razionalistica, una filosofia finalistica, una filosofia che parte da un concetto forte, che è il concetto di ego, addirittura il concetto di ego cogito, contiene anche in sé il principio della sua distruzione, perché nella filosofia moderna esistono anche quei principi che mettono in crisi quegli stessi elementi che fondano la teoria della modernità. Insomma, esiste un moderno, oppure il moderno è semplicemente una parola chiave per definire uno sviluppo solo apparentemente finalistico della filosofia occidentale? Insomma, il moderno rappresenta una vera tradizione filosofica, oppure è una tradizione costruita semplicemente dagli storici della filosofia per un amore di una sintesi che in realtà non è mai esistita? Se rispondiamo sì a questa domanda, cioè se rispondiamo positivamente a questa domanda retorica e diciamo che il moderno è una serie di differenti approcci diversi ai temi filosofici che hanno creato a posteriori un filo rosso, accettando nello stesso discorso dialettico un principio di positività fondativa e un principio autodistruttivo interno, ecco, allora non esiste neanche una contrapposizione tra moderno e postmoderno. Cioè il postmoderno è semplicemente un principio interno alla modernità. È un principio in cui la modernità mette in crisi alcuni suoi elementi costitutivi basilari, in cui mette in crisi quegli stessi principi su cui si è fondata la narrazione a posteriore che ha fondato la sua storia. Quindi mette in crisi il concetto di finalismo, mette in crisi i concetti forti, mette in crisi il concetto di soggetto, mette in crisi il concetto di storia, mette in crisi il concetto di uomo, ma la modernità
modernità si identifica con il mettere in crisi e una messa in crisi, perché la modernità è crisi, la modernità è critica, la modernità è criticità sui propri stessi concetti costitutivi. Allora il postmoderno è la messa in crisi radicale della modernità, è quell'episodio che mette radicalmente in crisi la modernità, e mettendo radicalmente in crisi la modernità è semplicemente un principio interno alla modernità stessa. Ecco, tutto sommato, pur riconoscendo che la postmodernità costituisce una rivoluzione di linguaggio, una rivoluzione di carattere semantico dei principi della modernità stessa, ecco, tutto sommato, questa è la tesi di fondo del mio discorso, cioè la contrapposizione tra moderno e postmoderno è una contrapposizione costruita totalmente a posteriori, e la postmodernità è un modo recente per interrogarsi su un concetto di per sé indefinibile, che è il concetto di modernità, cioè la messa in crisi di una idea forte di filosofia, introducendo questa dimensione del sospetto, questa dimensione di debolezza all'interno di una filosofia che si voleva autodipingere come una filosofia estremamente forte. In fin dei conti, Umberto Eco nel suo bel saggio all'interno della raccolta Il pensiero debole pone come modello di pensiero debole dal suo punto di vista l'Encyclopédie di Diderot e d'Alembert, che da un altro punto di vista è il modello di un pensiero forte, cioè di un pensiero costitutivo, e in fin dei conti l'Encyclopédie è il modello della modernità, è il modello della modernità, cioè di una struttura del sapere costruita ad albero. Quindi se il postmoderno è una diciamo così malattia interna alla modernità, un momento critico della modernità, un momento in cui la modernità si interroga su se stessa in modo particolarmente radicale, particolarmente distruttivo, forse la domanda vera è proprio la domanda di questa sera, cioè siamo ancora in tempi moderni, ancora un senso interrogarsi sulla modernità, cioè si può ancora fare filosofia a partire da questi concetti storicamente presenti ma storicamente indefiniti e forse indefinibili che si riconducono ai concetti di moderno e postmoderno? Cioè possiamo ancora fare filosofia su questi concetti, discutere sul valore fondativo di questi concetti? E se dubitiamo che si possa fare filosofia discutendo di questi concetti, dubitiamo anche di tutte le domande che in tutti i libri che presentiamo qui questa sera sono presenti. Ma quando nasce la modernità? Di quale modernità stiamo parlando? Baudelaire diceva che ogni tempo ha la sua modernità, quindi anche la postmodernità è un momento della modernità stessa. Dunque, forse la vera domanda decisiva, la domanda che sta dietro un interrogarsi sul moderno e sul postmoderno, è proprio questa: che senso ha fare filosofia oggi attraverso queste categorie, e forse che senso ha fare filosofia? Cioè il moderno o il postmoderno nella sua accezione strategica come interna alla modernità, forse ha una caratteristica di fondo che cerchiamo brevemente, se ho ancora qualche minuto, velocissimo, di definire. Ecco, forse parlare di questi concetti ci serve a salvare due elementi che sono gli elementi che a mio parere meritano ancora di rispondere a questa domanda. Cioè il primo elemento, l'elemento che io continuo a considerare abbastanza forte, è che una discussione sul moderno e sul postmoderno è una discussione importante per evitare che la filosofia finisca in chiacchiera.
che la filosofia finisca in autoreferenzialità, una discussione sul moderno e sul moderno, sul postmoderno, comunque la si intenda, è una discussione sul senso fondativo della filosofia stessa, su che cosa significhi fare filosofia all'interno di una determinazione storica che è potente e definita. Quindi l'interrogazione sul moderno e sul postmoderno è un modo per evitare che la filosofia finisca in chiacchiera vuota, ma si inserisca all'interno di un progetto storico. Quindi è un reinserire alcune dinamiche all'interno di un processo storico che ha una sua definizione di carattere teorico. Il secondo, ed è il punto che mi unisce al testo di Mordacci e che appunto per questo ho lasciato in fondo, è che allora se questo dibattito serve a costruirsi dei modelli di filosofia comunque forti, cioè se questo dibattito in realtà non ha un valore in sé ma serve a costituire una modellistica per una filosofia che non si perda nella chiacchiera, nell'autoreferenzialità, ma che comunque vada ancora alla ricerca di una dimensione di fondamenti, diciamo pure in senso fenomenologico, di una dimensione di senso, allora andiamo alla ricerca di modelli. E qui credo che il modello di una filosofia che mantiene in sé gli aspetti positivi del moderno e gli aspetti positivi del postmoderno, che non voglia essere una filosofia esclusiva ma una filosofia inclusiva, cioè che insegna il dialogo, il confronto, il valore della differenza, il valore del senso, il valore dell'altro, sia una filosofia che deve tornare a un modello filosofico ben specifico. E qui la conclusione mia di Mordacci è identica: questo modello filosofico ben specifico a cui bisogna tornare, che ci permette di cogliere il senso della modernità, è la tradizione dell'illuminismo. Ecco, la tradizione dell'illuminismo, la tradizione illuministica ci dà quel modello dialogico di filosofia che è una filosofia tra virgolette tollerante, ma che nel suo essere una filosofia tollerante impone anche al pensiero filosofico un modello di senso e anche una strategia e uno stile di pensiero al tempo stesso. Grazie. Grazie. Roberto. Ok, grazie. Allora, intanto grazie Ferruccio Cappelli a Casa della Cultura per aver organizzato questo evento, aver provato a invitarci, insomma, a fare questa discussione. L'abbiamo pensato assieme, ma credo ci fosse, come dire, un po' nell'aria. Cioè, io penso che tutti e tre questi libri, anche quello di Massimo Cacciari sull'Occidente senza utopie, oltre che appunto quello di Franzini su moderno e postmoderno e il mio per quello che conta, cercano di fare quello che anche un po' Franzini diceva ora. La filosofia ha senso se si occupa del proprio tempo e prova a dare delle chiavi di lettura che servano a orientarsi. La percezione da cui mi sono mosso, sono stato mosso, ecco, lo posso raccontare anche io un pochino in chiave vagamente autobiografica. Appunto, Il pensiero debole esce nel 83, nel 85 Vattimo pubblica La fine della modernità. Io mi sono iscritto all'università nel 1984, ero avido di libri e Vattimo è un'autorità assoluta. Ho letto entrambi quei libri insieme ad altri, naturalmente poi sono andato a leggermi Lyotard, e sono uscito bastonato, perché insomma, giovane di belle speranze, cioè io faccio filosofia perché vorrei capirci qualcosa in questo mondo, e se i libri che dominano la scena del dibattito, perché negli anni 80 sono i libri dominanti questi, se i libri che dominano la scena del dibattito dicono che guarda, non c'è più nulla da pensare, anzi, se pensi di pensare addirittura pensando di fondare dei sistemi, dare delle chiavi di lettura, utilizzare categorie come ragione, non parliamo di metafisica, etica, cose innominabili, sei non solo in errore, ma sei pure violento e sei pure brutto e sporco e cattivo, perché bisogna fare i conti, bisogna prendere commiato da questa pretesa del moderno di mettere il mondo entro una scatola, di dargli un ordine e di pensare che l'uomo appunto costruisca questo ordine a partire dalla sua razionalità dispiegata, che poi non è altro che alla fine tecnologia, ideologia strumentale, ragione strumentale o peggio metafisica. Ora io dico, vabbè,
ho preso la bastonata e sono rimasto un po' lì. Negli anni poi mi sono occupato di varie cose, a partire da temi etici. E ecco, allora, lì la cosa che subito mi si è palesata è che nell'affrontare le questioni etiche, in particolare addirittura bioetiche, io non potevo mica dire no, ma tanto non si può pensare più niente. Non potevo reagire dicendo ma l'aborto sì, l'aborto no, beh, insomma, vediamo, ognuno la pensa un po' come vuole, oppure l'ingegneria genetica, l'eutanasia e altre cose. Delle ragioni a favore di una posizione o dell'altra bisogna cercare di elaborarle, e il minimo che un filosofo possa fare è tentare di smascherare delle false ragioni. E non è che questa cosa si può fare se il pensiero è radicalmente debole. Cioè, se il pensiero non può azzardarsi, non dico a dire una verità, che sarebbe già troppo forse, ma a scartare delle falsità. Ecco, allora, la lezione che io sentivo venire da quella filosofia, che poi era una parte ovviamente benché dominante dal punto di vista della comunicazione pubblica colta, ma una parte della filosofia, veniva un po' questa attenzione, di attenzione che questa hubris di voler addirittura anche solo scartare delle falsità è già illegittima. Passano gli anni e la cosa appunto mi rende perplesso. Mi rendo però conto adesso che in quegli anni, soprattutto anni 80 e 90, quella lettura registrava una fine. Cioè, il postmodernismo è stata una diagnosi corretta della conclusione di un ciclo, di un certo tipo di idea di ragione, un certo tipo di idea del sistema del sapere. Un sistema appunto basato su una ragione molto solida, convinta delle proprie certezze sul piano della scienza o sul piano della filosofia, dei grandi sistemi. Un'etica che addirittura ha pensato di essere scienza. C'è un libro, peraltro bellissimo, di Georg Simmel, che tra l'altro non è un pensatore sistematico, ma che nel 1892-93 pubblica in due volumi una Einleitung in die Moral, in die Moralwissenschaft, cioè una introduzione alla scienza morale. E nell'Ottocento l'idea che la morale fosse una scienza era diffusa, gli utilitaristi si pensavano in questa chiave. Rosmini, cioè ci sono non come utilitarista, cioè chi pensava di costruire la morale in qualche chiave di tipo scientifico, vuoi spiritualista, vuoi empirista. E questi quadri sono venuti meno, certamente. Il Novecento ha visto l'attacco a queste pretese sistematiche da tutti i lati. I due campioni, mi racconta Vattimo nella fine della modernità, nonché in Il soggetto e la maschera, Le avventure della differenza, i due campioni di questa decostruzione sono anzitutto Nietzsche e poi Heidegger, che sono appunto, hanno dominato la scena filosofica novecentesca. E si arriva alla fine degli anni del Novecento, inizia un nuovo millennio, la scienza ha celebrato la propria crisi, la filosofia si autocensura per dichiarare questa crisi e questa fine, ma succedono una serie di cose. Succedono che le questioni etiche vengono sempre più sul fronte della discussione, e le posizioni che vengono prese non sono più dettate solo ma da bandiere così più o meno ideologiche, ma diventano questioni politiche, diventano questioni in cui la filosofia rimette in campo cose antiche come le teorie morali, ma non quelle ottocentesche. Questa è una cosa interessante. Cioè, io sono un filosofo morale, quindi vedo tornare l'aristotelismo improvvisamente, vedo tornare l'etica kantiana in grandissimo stile. Negli ultimi vent'anni c'è stato un rifiorire dell'etica kantiana insospettabile negli anni Ottanta. Vedo tornare anche addirittura teorie estetiche. Questo non è un mio campo, è il campo più di Elio. Però appunto io registro da lettore che anche sul campo dell'estetica, al tempo delle avanguardie, delle post-avanguardie, della pop art, dell'arte che non è arte, della fringe art, c'è un libro bellissimo di Mario Perniola che si chiama L'arte espansa, sempre nelle vele, che mostra che questo movimento della fringe art ha messo in crisi tutto il sistema della valutazione dell'arte. Quello fatto dei critici, delle mostre, delle gallerie, e quello è entrato in crisi perché l'arte si è in qualche modo
ha dovuto accettare che a definire i canoni di cosa resta, di cosa è arte, di cosa è classico, poi su questo di classico bisognerebbe tornare, non sia più nemmeno quel sistema lì di autocertificazione, appunto i critici, le gallerie e le mostre. No, è un pubblico diffuso, la strada, la rete, altre cose. Ma, ecco, questa deriva appunto che priva anche l'arte di canoni, vede però tornare negli artisti stessi il tentativo di definire un proprio canone, di richiamare l'idea che l'arte non è più solo provocazione. Chi oggi, parlo degli ultimi 15-20 anni, si limita a fare un'arte che vuole essere post avanguardia, e quindi si limita a dire scardino tutti i canoni finora esistenti e faccio la provocazione della provocazione, la Mona Lisa coi baffi, eccetera eccetera, questa roba qui non funziona più. Non funziona più perché c'è l'esigenza invece di trovare la forma che dice di un disagio, ma anche di una speranza, di un'attesa, di una costituzione, di una possibilità, non tanto forse di un ordine, ma di una ricerca dell'ordine. Mi spiego. Questo lo posso dire solo in accenno perché appunto sarebbe un lungo discorso e non sono la persona più competente a questo tavolo per farlo. Ma lo stesso, in filosofia tornano le teorie morali, torna il soggetto addirittura, appunto una delle grandi categorie moderne che dovrebbe essere finita è il soggetto cartesiano, certo di se stesso, res cogitans, che sa di dubitare e quindi esiste, solo lui esiste, tutto il resto va dedotto, se c'è un Dio forse c'è anche il mondo esterno e quindi però il soggetto c'è. Ecco, questa cosa qui si dice, ed è appunto una delle cose del postmodernismo, questa pretesa si è rivelata autoeliminante, sì, e quindi il soggetto non c'è più. Non tanto, perché in realtà sia nel discorso teoretico, io vado a tornare delle ontologie del soggetto, ci sono tentativi di fondare l'idea che per esempio nella corporeità c'è un elemento irriducibile allo scioglimento del soggetto nelle sue varie diramazioni, nel soggetto nomade, nel frammento. E no, il corpo è lì, non lo puoi superare, ti delimita, ma anche ti fonda, ti costringe a dare identità unitaria intorno a quel corpo, che è come è, che ti dura quanto ti dura, a tutti questi frammenti, cioè il tuo sforzo, il soggetto c'è come ricerca, come operazione. Questo addirittura arriva al dibattito sulla mente, sul cervello, sulle neuroscienze, no? Si dice una delle letture delle neuroscienze, parlo tremando perché insomma ci sono qui sempre attenzioni che bisogna avere con grande cautela. Le neuroscienze sono una grande risorsa e sono assolutamente interessanti, ma una delle letture, non è quella dominante secondo me, è: abbiamo scoperto che il nostro cervello pensa per conto suo, no? Che quindi l'io, questa cosa di cui ci eravamo fatti un'immagine, non governa niente, no? Si prendono decisioni addirittura 400 millisecondi, ma forse anche più, 1-2 secondi prima che io lo sappia dentro il mio cervello. Ma siamo sicuri? Cioè, in realtà molto dibattito intorno alla filosofia delle neuroscienze, alla filosofia della mente, ha riscoperto un elemento centrale, cioè che tutte queste operazioni, benché automatiche, prendono senso solo quando sono unificate in un tessuto intenzionale. Qui fenomenologia ha moltissimo da dire, e la neurofenomenologia è uno dei campi più interessanti del dibattito contemporaneo. Cioè, paradossalmente, lo svanire del soggetto nella sua solidità cartesiana di cosa che è già lì, dice, ma non è già lì, ma allora alcuni di questi elementi mi hanno fatto pensare un ulteriore elemento che non posso non citare perché mi serve a dare un quadro completo, è il quadro geopolitico. Cioè, la postmodernità in una certa parte, non tanto quella di Vattimo e di Rovatti, ma quella di un Fukuyama, per esempio, dice la storia è finita perché ormai, dopo la caduta del muro di Berlino, il libro di Fukuyama, La fine della storia e l'ultimo uomo, il libro è del 91, ma scritto il giorno dopo la caduta del muro, 89,
che è pubblicato 2 anni dopo, Fukuyama dice, beh, è finita. Perché è finita? Perché aveva ragione Hegel, grosso modo dopo lo Stato liberale non c'è niente più da pensare in termini politici, la storia lo ha dimostrato, e quindi trionfa questa visione, e quello che resta di storia da raccontare sarà l'adeguamento di tutti i sistemi esistenti al modello della democrazia liberale. Oggi viene da dire magari, perché non stiamo andando affatto in questa direzione. La grande cesura può essere trovata in molti punti. Negli anni 90 si poteva un po' illudersi che fosse così, ma dopo l'11 settembre assolutamente no. L'inversione di tendenza è palese. E allora io mi sono chiesto, allora l'idea di postmoderno, cioè come un'epoca che finisce, in cui tutto prende il suo senso ultimo, che è quello di concludersi, e non è una lettura più che mi consente di vedere il mondo. Il mondo non si sta affatto concludendo, sta prendendo direzioni impreviste, incomprensibili, sul piano del quadro del sapere, sul piano della filosofia, sul piano dell'etica, sul piano del geopolitico, sul piano dell'estetica. Allora, la categoria di postmoderno non mi serve più a spiegare questo mondo contemporaneo da almeno 15 anni. Questo secondo me è la cosa, perlomeno come studioso, diciamo, come intellettuale contemporaneo, cioè uno che vive in questo mondo e si fa delle domande. E allora ho provato a domandarmi dove posso trovare delle chiavi interpretative, e detta molto in sintesi, mi è sembrato che ci siano molte più analogie con quello che è stato l'inizio della modernità oggi che non con la fine della modernità. Perché all'inizio della modernità, su questo poi Massimo è un maestro assoluto, quello che periodo chiamiamo appunto prima modernità, umanesimo, rinascimento, si dissolve una serie di quadri del sapere dati per scontati, la scolastica, il sistema tolemaico, quant'altro, no? Si crea un quadro geopolitico assolutamente inaudito. La gerarchia tra papato e impero non è più quella che domina la scena, che ha governato per tutto il Medioevo, è invece comuni, stati in formazione, scoperte geografiche, saltano tutti questi quadri, no? Il sapere, appunto, Cartesio, Galileo, la scienza, squadernano un'altra visione della conoscenza, e anche il soggetto, appunto questa idea dell'umanesimo che mette al centro un'idea di soggettività, però quella è una crisi, non è che Cartesio celebra il sorgere di un soggetto moderno come Minerva dalla testa di Giove, già bello tutto compiuto, no? È l'idea che cosa ci abbiamo? Ci abbiamo solo che pensiamo, e quindi stiamo dubitando, forse esistiamo, ecco. Ma da lì a costruire un soggetto forte come ci hanno abituato a pensare i postmoderni, no. Allora, siamo in una situazione molto simile. E l'Europa allora, che allora si pensava ed era in un certo senso il centro del mondo, se n'è uscita cercando disperatamente quei pochi punti di attacco su cui completare la critica di ciò che doveva essere criticato: il dogmatismo, il soggetto sottomesso all'autorità teocratica, i quadri estetici del passato e così via, no? Creando un quadro molto mosso. Ma quegli stessi punti, che nient'altro è uno, è la ragione come critica, che ricordava prima Elio Franzini, no? L'ideale critico della ragione, su quei punti provare a costruire. Allora, a me sembra che siamo lì. Cioè, la diagnosi postmodernista dice che certi quadri che abbiamo provato a costruire nella modernità, in particolare nella seconda modernità, quelli dei sistemi chiusi, quello positivista scientista che dice tutto è scienza, tutto è ridotto a materialità e quantità, elettroni e quant'altro, e quello idealista dice no, ma tutto invece è spirito, idea, assolutamente slegato, no? Anzi, la materia è un prodotto dello spirito. Queste due scissioni, che sono ottocentesche, hanno fallito. Ma non ha fallito la modernità. Non ha fallito la modernità, se non altro perché quella stessa modernità, con le proprie risorse interne, è proprio quella che dentro al postmoderno, come dice Franzini nel suo libro, ha consentito la critica di questi sistemi. Solo che il postmoderno butta via il bambino con l'acqua sporca, tipicamente.
cioè la propria capacità di critica, che in realtà riguarda quasi sempre i modelli ottocenteschi, la scienza o l'idealismo o lo storicismo, investe tutta la modernità. E no, è lì che appunto io mi ribello, cioè mi trovo a dover a non poter far altro che dire, ma quell'idea di ragione, qui bisognerebbe fare un discorso lungo, ma insomma, quell'idea di soggetto capace di una critica costruttiva del sé, di tentativi di sintesi non definitivi, di relazione, qui l'etica entra, no? Di una relazione che riconosce anzitutto l'altro come capace di un'uguale critica, qualunque egli sia, basato sulla sua libertà, se si vuole, o forse più semplicemente su quella appunto capacità di ragionamento, non la chiamo neanche ragione, no? Quella capacità di ragionamento che voglio vedere chi possa dimostrare che non sia universale. È l'universalità, vogliamo buttare via l'universalità, l'universale, tout court, quindi a ritornare a dire che gli esseri umani non sono affatto universalmente dotati di capacità di ragione, semmai c'è qualche razza superiore, qualche razza inferiore. Io vedo tornare questi fantasmi, e di fronte a questi fantasmi io non posso che dire no, ma il moderno era un po' la messa in chiaro che di queste cose non, cioè, non si può fare, come dire, una critica radicale, cioè la ragione criticherà pure qualsiasi cosa, ma rimane la capacità di costruire un'intesa, una discussione. Non è solo il dialogo per il dialogo, perché poi dialogando si finisce a discutere e magari anche a litigare. È il fatto che nell'interazione c'è un riferimento comune al reale, che il reale esiste, che esiste il corpo, che esiste un mondo, che esistono delle relazioni politiche che hanno le loro leggi, e dentro a queste però noi non siamo soggetti al loro dinamismo cieco e nemmeno privi di strumenti per orientarle. E se non le prendiamo, e questo poi con questo chiudo, se non le prendiamo in mano le dinamiche politiche, perché poi oggi secondo me la chiave della questione è politica in senso globale, se non tentiamo di orientare queste dinamiche, la barbarie della riflessione di Vichiana memoria è dietro l'angolo. Cioè se non si ha la fiducia, almeno la fiducia che avevano i moderni, nella possibilità che un'argomentazione ben costruita, un ragionamento ben fatto, una dimostrazione, una confutazione solida ti consente di escludere alcune follie, se non c'è questa fiducia anzitutto, il baratro è a un passo, è veramente il destino. E forse una delle risorse che in questo la modernità ha messo a disposizione ed è stata subito esclusa, un po' forse subito, insomma, a un certo punto è stata esclusa, è il pensiero utopico, su cui vorrei concludere. Cioè anche Franzini, voglio citare una frase del suo libro verso la fine che appunto converge un po' con alcune delle mie conclusioni. Arrivati al punto in cui eravamo, secondo la diagnosi postmoderna, che lui riassume lungo tutto il libro in maniera esemplare, dice: come fare filosofia allora con i fantasmi? Già dal 1970 Baudrillard osservava che non c'è più trascendenza, finalità, obiettivo, e ciò che caratterizza questa società è l'assenza di riflessione, di prospettiva su se stessa. Non c'è più un diavolo cui contrapporsi, e per contro non c'è più una tensione simbolica, e inoltre, vuol dire, per giunta, è sfumata la forza di utopia. Che è un po' come dire: Dio è morto, Marx è morto, anch'io non mi sento troppo bene, no? Questa è la cosa. La forza di utopia è stata messa in un angolo perché si è detto: ah, ma tutte le utopie sono distopie. E non è vero. Io vi invito ad andare a rileggere Tommaso Moro e a pensare se in una città come quella, una isola e una città come Amauroto, la capitale di utopia, non ci vorreste un po' vivere. Perché io ci ho fatto un corso quest'anno, ce lo rifaccio l'anno prossimo, e in realtà io ci vorrei vivere. Ci sono intuizioni che immaginando un posto dove si vive bene, ce lo fanno vedere. Allora non bisogna costruire un sistema ideologico per fondare una città nuova, basta immaginarla, basta immaginare alcuni punti che
visti nell'operato, nell'immaginazione, messi in atto, e dice, ma però in realtà funzionerebbe. È folle, ma un po', forse, però... Ecco, è una delle risorse del pensiero moderno, che è stata criticata da quella vena ottocentesca razionalista. Ricordate le critiche di Marx e Engels al socialismo utopico. Non è scienza, no? Immaginano Fourier, Owen, Saint-Simon, altri, immaginano una città meravigliosa, ma gli manca l'analisi, come si diceva una volta, no? Gli manca l'analisi e non c'ho l'elmetto, cioè non ci siamo, non c'è la previsione scientifica di come dovranno andare le cose perché si realizzi finalmente la società definitiva, senza classi, eccetera. E no, ma il pensiero utopico non fa, rifiuta esattamente di fare questo, semplicemente perché prova un'altra strada. Allora, fra le risorse del pensiero moderno, che secondo me è fondamentale, sono queste. Uno, tentare di leggere il proprio tempo, e allora preferisco che... Propongo la categoria di neo... Non l'ho inventata io, la parola neomoderno esiste già, la usa qualche volta Habermas, è stata usata in campo letterario qualche volta, ma con questa intenzione mi pare di no. Habermas la usa qualche volta, ma in senso diverso. Io dico, beh, chiamiamolo neomoderno invece di dire che è il postmoderno. Smettiamo di dire che siamo il postmoderno. Proviamo a dire che siamo neomoderni, cioè che abbiamo un compito davanti, questo è il problema. E quali risorse abbiamo? In parte quella della modernità. Con quale differenza? Che lo scenario allora era l'Europa e adesso il mondo. E che lo scenario allora era di un tempo già abbastanza più veloce di prima, ma un tempo ragionevolmente veloce. Il tempo odierno è un tempo di una velocità folle. L'accelerazione odierna è assolutamente ingestibile. E ci sono libri sulla paradigma dell'accelerazione come cifra del contemporaneo. Ma questo ci impedisce di pensare in avanti? Niente affatto. E uno dei modi in cui pensare in avanti velocemente è proprio l'immaginazione, cioè il pensiero utopico. Allora, magari sono troppo ottimista, non lo sono affatto, è solo che sono disperato. E quindi mi butto in tutto. Grazie Roberto. Allora, adesso la parola a Massimo, il cui titolo del libro, lo voglio richiamare, era Occidente senza utopie, tanto per sì, dare ma non, il collegamento. Ma non parlerò di questo, e sarò anche molto breve. Io concordo con una cosa che ha detto Franzini, concordo totalmente, e cioè che il momento della crisi è intrinseco al moderno. Cos'è? Nietzsche non è moderno, Kierkegaard non è moderno, Marx non è moderno. Moderno è solo idealismo e determinismo scientifico, positivismo intesi malissimamente, perché fossero intesi con un minimo di precisione filologica. Ma nel cosiddetto postmoderno sono il discorso che si fa sul passato è di una approssimatività dilettantesca. La mia estraneità con pensieri deboli e eccetera è risaputa. Ma anche per motivi strettamente, come dire, filologici. L'interpretazione che si dà dell'idealismo e di Hegel è totalmente sballata, senza capo né coda. Leggere Hegel come una sorta di sistemazione totalizzante del divenire non ha né capo né coda. Non ho qui il tempo per spiegarlo, ma non è questo che conta. Non siamo qui a fare adesso esami accademici. Il problema fondamentale è che nella razionalità classica, per così dire, è implicita la crisi. Il più grande libro sulla crisi è quello di Husserl. Husserl alla fine, certo, disperatamente per tutta la vita cerca di dare un fondamento proprio classico alla razionalità europea che vede come un destino, anche se si interroga continuamente, non sarà mica una follia questa. Il contemporaneo assolutamente di Weber, di Husserl da questo punto di vista, è l'altro grande del Novecento,
che i vari Lyotard eccetera manco conoscono. Weber, non conoscono Weber, non conoscono Schmitt, non conoscono nessuno di coloro che dall'interno del processo di razionalizzazione, di intellettualizzazione che è caratteristico della nostra civiltà, ne vedono intrinsecamente la criticità. Non gli elementi di crisi, ma il suo essere critico, il suo essere in crisi. Il moderno è questo. Non è, da un lato, chi contesta la ragione e dall'altro i razionalisti. Questa è una cosa da scuola elementare, da sussidiario, da gente che non ha mai letto i testi in diretta. Ha letto la letteratura critica, non i testi dei grandi filosofi. Quindi chiuso sto discorso. Forse che chi contesta il modello di razionalità classica è così un farfallone amoroso. Nietzsche, quando parla di volontà di potenza o di eterno ritorno, non crede mica di dire la verità. Cosa crede? È totalmente all'interno di quel modello di razionalità classica che è in costante dibattito al suo interno, che presenta sempre tesi in contrasto, perché Spinoza non è in contrasto con Cartesio. Il moderno è contrasto e polemos, ma all'interno di un grande modello, di un grande paradigma, che è quello del processo di razionalizzazione e intellettualizzazione che si svolge secondo una dimensione filosofica, una dimensione estetica, una dimensione politica. Che cos'è il modello, la forma Stato che domina nel moderno se non questo? Quindi lasciamo perdere. Quando i postmoderni parlano, insistono sugli elementi di mobilitazione universale, accelerazione, come si diceva prima, ma da dove l'hanno imparati se non dai moderni? Simmel, il suo grande libro, prima citato, il suo grande libro di sociologia è del 1900. Se leggiamo i classici troviamo esattamente quello che diceva Franzini. E allora questa è la forza anche di questo moderno. La forza di questo moderno è che all'interno cerca di comprendere in sé la propria stessa criticità. Si avvede del proprio essere in crisi. E da questo punto di vista sicuramente il più grande è Husserl. Non c'è dubbio. Ma non dimentichiamoci che Heidegger viene da lì. Se voi leggete le cose di Heidegger, le grandi lezioni di fenomenologiche su Aristotele eccetera degli anni 20, prima, da cui nasce essere tempo sono quelle lezioni sui classici, Aristotele in particolare, più la scoperta straordinaria di Kierkegaard. Più la scoperta straordinaria di Kierkegaard, da lì viene Heidegger di essere tempo, dalla combinazione di questi due elementi, un'analitica proprio aristotelica e dove irrompe l'elemento kierkegaardiano, decristianizzato. Allora, questo è il lavoro che dovrebbe fare il filosofo quando fa almeno una seria storia della filosofia, capire tutto questo, andare dentro, analizzare, sciogliere, vedere. Nel particolare sta il buon Dio, insieme al buon demonio ovviamente, ma nel particolare sempre, no? Dove siamo? Allora, dopo è scontato che bisogna fare questo discorso, se no moderno, postmoderno, eccetera, rimangono idee, chiacchiere sostanzialmente. Dove siamo? Siamo lì. Siamo che questo ordine, che come tutti gli ordini è un ordine che tiene in sé, che è complesso, che tiene in sé il diverso, il distinto, l'opposto anche, ma che è un ordine,
si configura come un ordine in cui anche la grande crisi, dentro cui va collocato anche Nietzsche, no? La mia lettura di Nietzsche è l'opposto di quella di Vattimo. Il mio Nietzsche è logico-filosofico, è il Nietzsche che deve essere compreso in uno col pragmatismo americano e in prospettiva del secondo Wittgenstein. Da questo punto di vista non ho cambiato idea rispetto a 40 anni fa. Quello è Nietzsche che conta filosoficamente e teoreticamente. Ebbene, questo moderno, dentro cui c'è quella grande crisi a cavallo del secolo tra 800 e 900, che investe tutte le discipline, la scienza in particolare, la scienza, la fisica, si esce dal paradiso, come diceva Hilbert, si esce dal paradiso della certezza, certezza, e si entra in quel limbo della certezza di cui parla Wittgenstein, che non è più quella precedente. Ma si tratta di scienza, mica di improvvisazione, si tratta di scienza. Boltzmann, Mach, da cui vengono fuori Einstein, eccetera, eccetera. Quella è la grande crisi dentro il processo di razionalizzazione. Cosa sono i razionalisti? La leggenda del Nietzsche razionalista e palle di questo genere. Sono i razionalisti. Sono lì, vanno letti in questo momento. Dentro lì si rifonda la scienza all'interno del processo di razionalizzazione, si rifonda. Certo, molti legati ai paradigmi precedenti avvertono fatica, anche lo stesso Einstein, a comprendere gli sviluppi che la scienza assume dopo la grande crisi tra 800 e 900. Fa fatica anche lui a comprendere gli sviluppi della fisica quantistica, eccetera, eccetera. Però si sta sempre lì, nell'ambito della ragione. Anche lo stesso Husserl fa fatica, il matematico Husserl fa fatica a comprendere gli sviluppi che la matematica ha nei decenni successivi. Però si sta sempre lì dentro, è sempre appunto quella razionalità moderna critica al suo proprio interno, non perché fa una critica ad altro, perché critica se stessa, perché è costantemente in crisi, in dubbio. Il problema è: siamo ancora lì? E questo è, siamo ancora lì. Riusciamo ancora a comporre in questa unità, che è l'unità di questo processo di razionalizzazione, i distinti, gli stessi opposti? Siamo ancora lì? E questa era la domanda angosciosa che si poneva Husserl in Crisis. Siamo ancora lì? Riusciamo ancora a tenere insieme in questo paradigma che comportava, che prevedeva, che comportava al suo interno la crisi? Ripeto, perché questo è l'elemento essenziale su cui Franzini ha giustamente iniziato. Quindi non andava in crisi quell'ordine perché era in crisi, ma no, perché lui stesso procedeva e produceva attraverso le proprie crisi. Ma la domanda che a un certo momento si pone Husserl è: ancora possibile tenere questo ordine così complesso? E qui la domanda è proprio etica in crisi. È possibile, perché questo ordine così complesso si tiene se le diverse dimensioni del sapere, attenzione, questo è l'elemento essenziale, se le diverse dimensioni del sapere dialogano, ma nel senso logos, non dialogano perché che bello dialogare, perché ognuna ha nel proprio logos la necessità di parlare, di rapportarsi a quello altrui, logicamente. E questo è l'elemento logico e l'elemento etico che fanno tutt'uno. I diversi saperi hanno questo interesse logico-etico a interrogarsi, criticarsi, convivere, compatire. Hanno questo interesse? E la risposta di Husserl è no. È no. E qui sarebbe bello
avere il tempo per mostrarvi da quale lunga tradizione viene questa risposta disperata di Husserl. Husserl muore disperato per questo, oltre che perché è ebreo, eccetera, eccetera, eccetera. E muore disperato come muore disperato Weber. C'è una pagina bellissima del Glossarium di Schmitt, che è weberiano fin dentro le budella, in cui dice: ho visto morire Weber disperato. Ed è la stessa disperazione. Questa è la domanda, tutto il resto è contorno, non mi interessa nulla tutto il resto. Questa è la domanda. Fino agli anni 40-50 si tiene insieme. Il postmoderno è nient'altro che il sintomo di non aver di non riuscire neanche più a comprendere la domanda. Il postmoderno non è più comprende la domanda. Sfarfalleggia, non comprende più la domanda radicale, che è questa: noi cosa facciamo? Questa è la domanda. Se i saperi non si intendono più, cosa avviene? Avviene necessariamente che c'è un sapere dominante, quello più potente, quello che ha più successo, che travolgerà tutti gli altri. Fine. La fine della filosofia non è una fine perché Mordacci o il sottoscritto o qualcuno di voi cessa di filosofare. Può filosofare finché vuole. La fine della filosofia è se la filosofia perde il suo senso dialogico, nel senso che dicevo prima. Questo è il punto. Gli specialismi, che sono essenziali, e Husserl lo sapeva, lo sappiamo tutti, nel processo di razionalizzazione. Però, appunto, ripeto, fino ancora all'epoca, voi leggete i grandi fisici, là c'è la grande filosofia del Novecento, sapete, con Husserl. Leggetevi Heisenberg, leggetevi Hauck, eccetera, leggetevi Pauli. E cosa vedete lì? Vedete esattamente questo interesse essenziale, essenziale. Leggetevi Einstein, ecco, potete capire Einstein se non c'è Marx dietro. E dietro Marx chi c'è? C'è Schopenhauer. Guardate. Si intendevano. Specialisti sì, specialismi sì, ma in interesse, intersoggettività, grande tema husserliano. Proprio dell'Husserl più raffinato. E ora? Questo è il punto. E allora, se questo viene meno, se l'università non funziona più in questo senso, anzi funziona in senso esattamente opposto, esattamente opposto, se tutte le istituzioni funzionano in senso esattamente opposto, se la doxa, il senso comune, la politica ritiene che appunto ciò che conta non è questo insieme etico teorico, ma è appunto promuovere l'utile, l'utilitas. Questo è. Il neomoderno diventa sta cosa qui, realmente. In realtà. Lo stesso avviene sul piano politico. A cosa stiamo assistendo? Stiamo assistendo forse a quello che diceva, alla prospettiva che indicava Mordacci prima, o invece assistiamo alla prospettiva esattamente opposta? Assistiamo alla prospettiva del tentativo kantiano tra 10.000 virgolette di appunto di creare una unità politica? O assistiamo a una direzione esattamente opposta, che, vedete, è totalmente analoga a quella che prima ho detto a proposito degli specialismi e dei saperi. Allora, sì, certo, allora occorre immaginare di reagire a una situazione di questo genere. Prima di tutto descrivendola con esattezza nei suoi elementi di fondo, che ritengo sono quelli che dicevo io, cessando di perdere tempo a polemizzare con chi non sa neppure la storia della filosofia,
e poi cercare di vedere se appunto abbiamo forza immaginativa sufficiente per procedere verso un nuovo ordine. Perché, come sappiamo, la storia procede così. C'è un ordine, si costituisce un ordine che può avere vari tratti, vari caratteri, che può essere fondato su un elemento piuttosto che su un altro, eccetera, eccetera. A un certo momento questo ordine collassa, è inevitabile che collassi. Collassa. E però prima al suo interno i germi su cui poter costruire un ordine diverso a volte si intravedono, ci sono. Ecco, noi dobbiamo fare uno sforzo di questo tipo, no? Vedere quali sono le possibilità reali, perché non possibilità spettrali, ma possibilità reali nei saperi contemporanei, nei movimenti politici contemporanei per ipotizzare un nuovo ordine. Un nuovo ordine certamente, certamente nascerà. Al momento attuale, francamente, che vi siano soggetti, per usare il termine usato da Mordacci, che riescono a formulare, appunto, a dare una formulazione in qualche modo visibile, palpabile a questo processo, mi è molto difficile da vedere quali sono gli istituti, i soggetti, gli organismi all'interno dei quali si possa ipotizzare, non soggetti certo nel senso dell'ipocheime, non soggetti in questo senso, nel senso dell'ego cartesiano, ecco. Ma certo, individualità trattino soggetti che siano qualcosa di diverso degli individui del gregge, per usare un termine affettuoso, ecco, mi è molto difficile da individuare. Però bisogna fare questo sforzo dall'interno delle scuole, dell'università, delle varie organismi, delle varie forme di associazione, perché, ripeto, da un ordine si esce, un ordine in crisi, un ordine si esce, ma l'ordine successivo può essere anche un ordine che non ci piace niente. Grazie Massimo. Abbiamo tempo per qualche domanda, prego. Questo implica ovviamente rapidità e precisione. No, venga qui per cortesia. No, guarda che c'è un microfono. C'è un microfono anche. È il video, è meglio che venga qui comunque. Sì. Si sente registrato. No, si sente? È acceso. Bene, approfitto che c'è adesso non si sente dell'Università Statale per dire che nelle facoltà di scienze, di ingegneria, la filosofia e la sociologia dovrebbero incominciare a ritornare a essere materie di studio. La complessità dei tempi che viviamo implica che un lavoro può essere proficuo non più come in passato, come tante entità singole che vanno avanti per conto loro, ma lavorando tutti insieme. Concordo con Cacciari che un potere enorme che sta venendo avanti, che è quello tecnologico, che sta destrutturando tutta la società, creando disuguaglianze e perdita di libertà, sia fondamentale per tutti noi contrastare una certa idea di società che sicuramente andrà a sbattere. Dico questo perché a mio avviso ci sono tutti gli elementi chiari, però forse abbiamo dormito un pochino, è ora di svegliarci e andare a vedere che le ricchezze sono concentrate nelle mani di pochi uomini e quindi questo crea disuguaglianza, crea povertà e chiaramente, senza prendere Freud o Hobbes o altri, si va tutti
in una direzione che è la lotta di tutti contro tutti. Mi spiace, ma la verità è questa. Va bene. Ok. No, un momento. Invitavo a chiudere. Vabbè, posso anche chiudere, però volevo approfittarne un attimo perché avevo proprio due righe, faccio in fretta così non mi impapino. Ho chiuso, grazie. Bene, grazie. Ci sono altre domande? Prego, Maurizio, qui davanti. Sì. Dunque, azzardandomi temerariamente a intervenire, io in realtà riflettevo sulla questione del premoderno mentre sentivo le relazioni. In questo senso, ma in definitiva, se qualunque civiltà e qualunque modernità è la costruzione di miti e di scetticismi e di feticismi che ad un certo punto non possono non andare in crisi, cioè se ci accorgiamo che in realtà l'uomo moderno non è altro che l'uomo antico che ha sostituito i miti antichi e i feticismi antichi con quelli attuali, allora non riusciamo a uscire, secondo me, dall'idea che la razionalizzazione è impossibile, il finalismo è impossibile, perché l'uomo antico è ancora qui oggi nel XXI secolo. Grazie. Altre? Prego. Mi viene in mente questa la famosa frase, il faut être absolument moderne. E in questa occasione l'accento mi sembra battere soprattutto su questo absolument. E potrei interpretare, ma è una cosa personale e occasionale, questo absolument come la chiusura di una querelle che è durata dal 600 fino ancora nella seconda metà dell'800. Gli italiani appunto continuavano a discutere sul la tradizione, la modernità, il classico e moderno, eccetera. E quindi con questo absolument si chiude questa querelle che è durata più di due secoli. E, però concordo con quanto lei diceva che la modernità, cioè che il postmoderno, che io devo dire non riesco a vedere questo postmoderno, se devo essere proprio sincera. Ecco, però insomma, è nato tra parentesi in architettura, è morto Bob Venturi pochi giorni fa, e quindi sono rimaste tutte queste cattedrali del postmodernismo. E in fondo, appunto, per esempio, Franz Gehry, il suo famoso museo a Bilbao, è fatto secondo un linguaggio assolutamente cubofuturista, quindi, appunto, la linfa creativa del linguaggio moderno, insomma, ha nutrito molte delle espressioni cosiddette postmoderne. Grazie. Vediamo se c'è ancora spazio, eventualmente una o due domande rapide, vi sono tutte rapide, però non è obbligatorio. Se non ci sono altre domande, riprendiamo la discussione. Elio, se vuoi riprendiamo l'ordine, mi sembra, a meno che non è... Molto velocemente. Beh, allora molte non sono domande, ma diciamo visioni del mondo che completano un poco i discorsi. A mio parere, proprio guardando in un'ottica storica, cioè un'ottica di storicizzazione del discorso, qualcosa è successo che ci permette di parlare di modernità. Quindi uno stacco c'è stato. Per cui, diciamo, l'uomo ovviamente è sempre lo stesso, però una dimensione di distacco che ci permette di considerare un prima e un dopo c'è stato.
o meglio vi sono stati, perché non accade mai un momento, diciamo così, epocale nella storia del pensiero, però evidentemente, e qui Mordacci ed io concordiamo, diamo un valore emblematico, simbolico all'ego cogito di Cartesio, che non è soltanto l'ego cogito di Cartesio, però è la scoperta di alcune possibilità di dialettizzare la dimensione del libero arbitro, la dimensione del soggetto nel mondo, che sicuramente ha introdotto quella possibilità di pensiero critico che caratterizza, diciamo così, da un punto di vista storico, la modernità. Sicuramente però, e qui come l'ha detto molto bene Massimo Cacciari, non è che con ciò la storia viene ricostituita e viene rifondata. Il moderno è inclusivo proprio perché scopre un principio di intrinseca criticità, quindi l'antico rimane all'interno della dimensione del moderno, non viene sostituito dal moderno, perché il moderno non è sostitutivo dell'antichità, include la tradizione antica e la include costitutivamente la tradizione antica e continua ad usarla per definire la propria stessa storia e la propria stessa dimensione. Quindi diciamo il passaggio da antico, premoderno, moderno implica delle rotture, ma queste rotture non sono di necessità dialettiche, cioè non è che una ingloba l'altra, ma mantengono al proprio interno questi principi di criticità, questi principi di stratificazione del senso, che poi caratterizza il senso stesso del pensiero. Ecco, quanto al postmoderno, ecco, il postmoderno, cioè, noi dobbiamo assolutamente essere moderni, beh, certo, probabilmente dobbiamo assolutamente essere moderni, perché se siamo qui ed ora, siamo necessariamente nel nostro tempo, quindi siamo necessariamente moderni e non postmoderni. Devo dire che però, ed è un po' ribadire velocemente quello che ho già detto, il postmoderno, cioè non prendiamolo troppo sul serio, non dobbiamo prenderlo troppo sul serio, se non come una strategia comunicativa di una modernità decadente. È una strategia comunicativa e infatti in definitiva è una strategia, non uno stile, una strategia di comunicazione di una certa modernità che non trova più il proprio filo conduttore. E allora utilizza, indebolendole, cioè togliendo loro quel senso costitutivo, quel senso critico, tutte quelle categorie che avevano formato la modernità filosofica, giungendo, e per questo muore, diciamo così, a degli aspetti assolutamente caricaturali. Cioè quando raggiunge la caricatura, a un certo punto muore, cioè quando non si confronta più con la tradizione, quando non si confronta più con la propria storia, muore. Ecco perché io continuo a differenziare Deleuze dagli altri, cioè continuo a differenziare Deleuze dagli altri, perché Deleuze comunque discute degli autori della modernità. Ma è verissimo quello che diceva Massimo Cacciari prima, cioè riescono a costruire interi paradigmi della postmodernità senza conoscere Weber, cioè senza avere compreso che la modernità che vorrebbero distruggere è la modernità di due autori, di due caposaldi, Husserl come momento di massima crisi e disperazione della modernità, e Weber non soltanto come disperazione, ma quello che dà in fin dei conti una delle definizioni più convincenti della modernità, proprio perché la istituzionalizza in un certo qual modo all'interno di una struttura della società e dello Stato. Quindi anch'io non capisco tanto che cos'è il postmoderno, se non questa strategia di comunicazione che vive nelle nostre città, e che peraltro anche qui stiamo attenti, che non possiamo definire, perché il postmoderno architettonico è una forma di citazionismo e non tutti i grattacieli che noi vediamo sono postmoderni. Cioè, continua a pensare che la Défense a Parigi sia un quartiere straordinariamente moderno, perché ha una sua unitarietà di stile assoluta. Postmoderno, paradossalmente, Palazzo Lombardia, ma non per Palazzo Lombardia in sé, perché è vicino alle case di Ringhiera e quindi fa contrasto tra due tradizioni. Quindi non esiste una architettura postmoderna, ma esiste
un modo di, no, esiste nella storia, certo, ma se uno studente dice ma questa è una struttura moderna, il professore dice ma moderna è un'altra cosa, moderno è il cortile del Filarete e non queste cose qui. Quindi insomma siamo un po' all'interno di una tradizione oggettivamente molto debole, che dobbiamo prendere sul serio all'interno di paradigmi storico-critici che forse, ed è un'altra conclusione che voglio dare, non possiamo prendere, salvo eccezioni, troppo sul serio sul piano strettamente teorico, proprio perché sul piano strettamente teorico fanno acqua da tutte le parti. Grazie Elio, grazie. E Roberto, prego. No, sono d'accordissimo con questa analisi, in particolare trovo geniale questa etichetta di postmoderno come... Aspetta che ti sto facendo un complimento, è importante. Trovo geniale l'etichetta del postmoderno come strategia di comunicazione. Forse la butto, diciamo, ancora più su un piano pop e direi che è una strategia di marketing. Cioè il postmoderno è stata un'etichetta straordinariamente efficace sul piano della commercializzazione di alcune idee che già circolavano nell'aria, che catturate al momento giusto hanno fatto il botto. Il problema, diciamo... anche qui se vogliamo rimanere un po' sul piano, allora io non sottovaluterei né il marketing né la comunicazione, cioè la nostra cultura, la nostra società è fatta di queste cose e non possiamo dire è solo marketing, cioè, poi l'analisi teorica è tutt'altra e non bisogna prenderli troppo sul serio perché è solo pubblicità, e allora se vogliamo fare sul serio parliamo con Massimo e facciamo delle analisi approfondite e facciamo delle cose serie, ma la cultura, la società è fatta di tanti strati e lo strato comunicativo superficiale risente di appunto alcune categorie che poi ci impediscono di vedere la realtà. E come contrasti una campagna di marketing con un'altra campagna di marketing? Non c'è alternativa, c'è con un racconto differente, con un'altra narrazione, perché tutti sanno che il postmoderno è la fine delle grandi narrazioni raccontate in una grande narrazione. Quindi dobbiamo porre un'altra grande narrazione. Questo piano superficiale non va abbandonato alla superficie, va sostenuto, attraversato, approfondito e anche contrastato sul suo piano, avendo fatto quell'immersione che Massimo, su cui Massimo ci guida, no, nella radice moderna. Poi, poi ci sono segnali, no? Per entrare ancora su questa cosa dell'architettura, condivido totalmente le etichette che hai dato, no? Su Palazzo Lombardia e la Défense e così. A me è venuto di pensare un po' City Life, un po' il giardino verticale, quello a me sembra neomoderno, cioè è un tentativo di rendere la modernità che era, osa, no? Crea il grattacielo, ma col giardino, no? Lo mette a contrasto con ciò che gli sta intorno, ma lo cerca di assorbirlo, di farlo proprio, cioè fa di quella crisi un tentativo di sintesi, un tentativo di via d'uscita. Le città sostenibili sono necessariamente il nostro futuro. Allora dobbiamo provare a farle. Qui vengo anche un po' a quello che dice Massimo, in realtà noi siamo molto d'accordo, cioè io sono tanto ispirato quanto te, cioè forse la differenza la possiamo dire con un'immagine così: tu sei un po' l'angelo di Clee, no? Che sospinto dal vento della storia a ritroso vede macerie, e Benjamin su questo ci insegna tanto, ma io sono anch'io, le vedo le macerie e temo che queste macerie non siano le ultime macerie, c'è di peggio probabilmente che ci aspetta. La modernità, la prima modernità, è stato un periodo di grandissime guerre, le più sanguinose che si siano combattute in Europa prima della Seconda Guerra Mondiale. Cioè quello che ci aspetta è un tempo orrendo probabilmente, okay. Allora l'atteggiamento che io vorrei provare a tenere e per carattere è che io non ho le ali e provo a stare fra le macerie a vedere qualche germe, quello che anche lui prima mi diceva, sì, qualche germe magari c'è, allora io provo ad andare a ricercarlo, un lavoro umile, cioè, certo, guardare dall'alto le macerie ti dà il quadro, eh? O io provo a fare
provo, io ma chiunque, insomma, anche Massimo lo fa in realtà, no? Lavorando ogni giorno nella nostra facoltà, ovunque, facendo 1000 conferenze al giorno in giro, non c'è volta che non sia in giro per l'Italia, per il mondo, sto uomo. Ecco, quelli sono i semi, no? Cioè quello è il tentativo di provare a fare queste sintesi provvisorie, critiche, crisi e se stesse, ma bisogna crederci. Allora, il tema è, per crederci non bisogna essere superficiali, bisogna andare a fondo nell'analisi, e questo io sono d'accordo. Però vediamo lo stesso, entrambi anch'io vedo questo tipo di problematiche. Mi è sembrato importante segnalare che un certo tipo di lettura della crisi, quella postmodernista, era davvero superficiale, e che però bisogna contrastarla anche su quel piano, che si fanno anche le analisi più profonde, ma che anche bisogna provare a fare un tipo di punto di lettura diversa. E di lettura che dice alcuni elementi per pensare in avanti, cosa che per noi è inevitabile, appunto perché siamo moderni, perché il faut être absolument moderne, non c'è alternativa. Allora identifichiamoli. Io proverei a fare il lavoro che non fa lui, o che magari lui fa, ma appunto non preferisce segnalare le criticità. Provare a dire, dentro queste criticità, dov'è che c'è qualcosa che possiamo utilizzare ancora? Però io trovo un po' di roba, non trovo proprio niente. Trovo che ci sono elementi a cui non rinunciare, ma ripensarli da capo. Ma appunto, soggetto, la libertà, il diritto, la ragione critica, persino l'etica, insomma, appunto, qui porto acqua al mio mulino, ma insomma, e l'arte, persino la bellezza, insomma, ecco, questa cosa, che la bellezza non sia solo una citazione, che la bellezza non sia mettere la Mona Lisa sulle borse, mi sembra importante. Bisogna disegnare qualcosa di nuovo, qualcosa di un nuovo canone. Ecco, secondo me, adesso chiudo, il punto odierno, che è il punto di ogni epoca, è definire, tracciare, anche magari un po' inconsapevolmente, il proprio classico. Il proprio classico, ciò che può permanere perché sia visto, digerito e rifatto in totale differenza da qualcun altro. Questo è il nostro compito, secondo me, e abdicare a questo compito dicendo non c'è più alcun classico da costruire, perché questa è appunto violenza, è una cosa eccetera, e questo secondo me invece è il dramma, è la scelta che abbiamo davanti. In questo mi pare non siamo affatto in disaccordo io e Massimo, e anche con Nelio, con cui siamo molto bene. Massimo. Sì, sì, brevemente, no? In sintesi vorrei cercare di indicarvi quali sono i punti su cui un ordine, diciamo così, quell'ordine così complesso del moderno, che appunto non è certo il moderno del postmoderno, eccetera eccetera, quell'ordine viene meno. Uno è quello, a mio avviso, dal punto di vista filosofico, teorico, quello fondamentale, disperatamente indicato da Husserl alla fine della vita, che ha dietro una lunga storia. Lo si può rintracciare anche nello stesso Weber, questo problema, no? Il lavoro intellettuale, la geistige Arbeit. Mettili insieme tu i vari aspetti del lavoro intellettuale. Ecco, qui c'è da, vogliamo metterli in positivo, qui c'è tanto da lavorare, scusa. È venuta meno una unità del sapere, nessuno si sogna unità del sapere in senso classico, aristotelico, eccetera, no? Ma quella unità che disperatamente per tutta la vita ha perseguito Husserl sulla base di una filosofia che non era certo una filosofia aristotelica classica. Per lui era fondamentale questo. Per lui ne andava del destino dell'Europa, del pensiero europeo, dello spirito europeo, o questa prospettiva di una unità nuova dei saperi, etico-teorica, funziona, oppure di Europa non se ne deve più parlare. Siamo d'accordo? Io sono d'accordo. Non ha senso parlare d'Europa se non c'è una prospettiva di questo genere. Bene, questa prospettiva sta crollando dappertutto.
in positivo, beh, vediamo, insegniamo all'università, diamo un rettore, è possibile pensare, lottare perché il ceto, diciamo, del lavoro intellettuale, scientifico reagisca a questo andazzo? È una prospettiva che è possibilità reale o vuota fantasia, non utopia? Utopia è sempre possibilità reale nella sua storia. Domanda. Proviamoci, ma è un'impresa titanica. Avviamoci, partiamo. Se non parto da Milano, a Roma non ci arriverò mai. Partiamo. Siamo d'accordo? Quanti nostri colleghi sono d'accordo? Quanti nostri colleghi capiscono il problema? Prima questione. Seconda questione, Stato, politica, Stato. La forma Stato, grande elemento fondamentale della razionalizzazione. Weber si muove nell'ambito della forma Stato, non ragiona fuori dalla forma Stato. Parlamento e governo, Parlamento e governo. Riformiamo il Parlamento e il governo. Se riformiamo il Parlamento e il governo, allora ci saranno forme di responsabilità politica, civile, eccetera. Se non è bene, adesso il Parlamento e il governo contano sempre di meno. La forma Stato si è destrutturata completamente, non c'è niente, moderno, postmoderno, neomoderno, è una realtà dell'oggi e dobbiamo prenderne atto. Cosa significa questo? Significa che saremo stritolati tra questi due grandi processi che si profilano in tutta la loro potenza, da un lato il cosmopolitismo dell'economico, no? L'economia, la finanza cosmopolita e quella scienza che non ha alcun interesse a un'unità del sapere, eh? Cosmopolitismo della tecnica, per dirla con Heidegger, che è da prendere estremamente sul serio, che non ha niente a che vedere con lo Heidegger del mio carissimo e fraterno amico Gianni Vattimo, niente, con lo Heidegger del pensiero debole. Per Vattimo sa bene chi è Heidegger, l'ha studiato bene prima di diventare pensiero debole. E stritolati tra cosmopolitismo del Gestell heideggeriano, tecnica, economia, finanza, eccetera, eccetera, e micronazionalismo, perché questo sta avvenendo, no? Badate che è il meccanismo per cui prima del 14 è il meccanismo che ha portato alla prima guerra mondiale. Alla prima guerra mondiale siamo arrivati perché c'era cosmopolitismo e economia, la globalizzazione di allora, che per certi aspetti è ancora più globalizzazione dell'attuale, se andiamo a vedere certi dati, e il nazionalismo. E la competizione tra... Ma allora erano grandi stati che potevano fare la guerra. Adesso le guerre certamente non le facciamo più, perché l'Europa non è più assolutamente in nessun modo il centro del mondo. E non ha... Quindi, ma le guerre ci saranno lo stesso, sapete, se continua così. Non saranno le guerre 14-18, è una guerra, sarà una guerra economica spietata tra staterelli, ognuno per mangiare l'altro. Reagiamo? È possibile reagire? Ma certamente è possibile reagire. Per esempio, cominciando a votare bene. È molto semplice. Per esempio, cominciando a ragionare quando si vive all'interno di un partito, cioè semplice, cioè ragionando quando si esplicano i propri diritti e doveri di cittadino. No? Ecco, è possibile, ma la situazione è tragica, perché le tendenze sono quelle che sto dicendo, non altre. Ultima grande capitolo che i grandi filosofi tra 800 e 900 sapevano bene, e in particolare quelli malamente utilizzati dal postmoderno. Uno degli elementi che ha tenuto in forma l'Europa, possiamo essere credenti, non credenti, non cambia niente, uno degli elementi che ha tenuto in forma l'Europa, in quella forma che non ha niente di totalizzante, in quella forma che è sempre contrasto, che è stata la cristianità. Potete immaginarvi i principi dell'89 senza cristianità? Prima parlavano dell'illuminismo, ma vogliamo scherzare? E quei principi dell'89, quel tipo di etica,
che cos'è se non un tentativo a volte giustamente, su cui a volte giustissimamente ridicolizzato dal punto di vista filosofico da Hegel, ma che cos'è se non un grande tentativo di secolarizzare appunto la cristianità, cioè la cristianità come elemento decisivo all'interno del formarsi dello Stato moderno e del tenere in una qualche forma l'Europa. E la cristianità adesso che fine fa? Che cos'è? Qual è la sua dimensione sociologica, sociale, predicatoria? Anche qui allora c'è da fare, ma certo c'è da fare. C'è da fare per i cristiani prima di tutto. No? C'è da fare per i cristiani che facciano sentire il verbo, che predicare verbum, come diceva quel tipo. Quindi certo che c'è da fare, ma c'è da fare a partire da una situazione che è una situazione disperata. Ed è inutile fare infingimenti o vedere soltanto i veri germi, Roberto, devi vedere all'interno di questi contesti, non che ci sia una capannuccia fatta meglio dell'altra o una poesia più piacevole di una, cioè, questi sono contorni. Le grandi questioni su cui vedere se vi sono germi è scienza saperi, politica, grande politica, forma Stato, Unione Europea, che cosa avviene, eccetera, eccetera, e cristianità. Questo è anche il discorso che riguarda Papa Francesco, eccetera. Queste sono le grandi figure su cui si giocherà la questione e si giocherà anche la nostra capacità di rispondere iniziando questo processo verso un nuovo ordine. Bene, grazie Massimo. Abbiamo ripreso nel modo migliore l'anno e mi sembra, come dire, possiamo continuare bene. Grazie.